Ciao Davsin, tutte a noi le controparti impazzite, le schegge impazzite, tutte a noi le situazioni in cui la trattativa può arenarsi, perché siamo di fronte ad un nuovo caso Sturaro, ipoteticamente. Non è detto, attenzione, però sembra veramente esserci tutto, ci sono tutti gli ingredienti, il trasferimento al Portogallo, i tentennamenti, l'infortunio, il prestito, la cessione definitiva. Vai e vieni e non si capisce nulla. Parliamo del caso Perin, scoppiato nelle scorse ore, ieri 18 luglio, con la notizia, in realtà principalmente con delle indiscrezioni inizialmente, che trapelavano circa il mancato superamento da parte di Perin delle visite mediche a Lisbona per il Benfica. Poi in realtà è stato diramato proprio dal Benfica un comunicato stampa, in realtà intempestivo, con il quale si dava atto di una divergenza di tempistiche sul recupero di Perin tra quello che aveva detto la Juventus e quello che appunto il Benfica aveva potuto verificare all'esito delle visite mediche. Comunicato che, secondo Gianluca Di Marzio, ha infastidito non poco la Juventus, tanto che il presidente del Benfica ha poi dovuto scusarsi per la tempistica di uscita di questo comunicato. Perché? Perché in realtà Perin le visite mediche le ha superate, normalmente, pur essendo infortunato. È effettivamente venuto fuori che probabilmente avrà bisogno di più tempo per tornare al 100%, quindi il suo recupero dall'infortunio non sarà, diciamo, non darà esito favorevole già a settembre, ma probabilmente più a novembre, quindi ci sarà bisogno di altri 4 mesi circa. Nel mentre parlavo si è abbioccata la luce, va bene così. Comunque, questo ovviamente è un danno, è, diciamo, è per il Benfica è una circostanza non da poco, perché acquistano il giocatore a titolo definitivo, ovviamente per utilizzarlo da subito e appieno per tutta la stagione. Invece, uno slittamento a novembre-dicembre cambia inevitabilmente le cose e necessita anche di una modifica a quello che era l'accordo. Ve lo ricordo, 15 milioni alla Juventus. Contratto importante quinquennale per Perin, con trasferimento quindi in contropartita di Joao Ferreira dal Benfica alla Juventus. A questo punto, in questa situazione, rischia di saltare anche Joao Ferreira, di cui vi ho già parlato, ma vabbè, resta un video scout per chiunque acquisterà Joao Ferreira o per un domani che dovesse veramente arrivare alla Juventus, perché comunque non è detto che la cosa sia saltata a livello definitivo, in maniera definitiva. Infatti ci sono nuovi appuntamenti fissati in queste ore nella giornata di oggi 19 luglio, quindi io sto qui più che altro a chiarirvi la situazione perché in tanti mi avete chiesto di parlarne e perché ieri, effettivamente ieri sera c'è stato un po' di trambusto, cioè non si è ben capito quale fosse la situazione, ma Perin non va più al Benfica, ma non ha passato le visite mediche, no le ha passate, qual è il problema, Joao Ferreira, i soldi e quant'altro. Si è veramente paventato di tutto perché effettivamente è stata una situazione molto vorticosa, poco chiara, molto confusionaria, dalla quale poi si è usciti un po' impolverati, ma in qualche maniera con una verità, con una certezza più chiara su come sono andate veramente le cose. Quindi ci sarà ancora un'appendice di trattativa tra Juventus e Benfica, perché a un certo punto, questo prima che il Benfica producesse quel comunicato stampa, c'era stata l'intenzione da entrambe le parti di trasformare il trasferimento, in realtà su input del Benfica chiaramente, da titolo definitivo a prestito con obbligo di riscatto, magari con un obbligo che scattasse in funzione di determinate presenze da parte di Perin. Diciamo una richiesta legittima perché tu hai un giocatore che è infortunato, in questo momento non ti sta dando delle garanzie su quando potrà rientrare e come sarà, quindi quanto sarà in forma al momento del rientro dal suo infortunio. Di conseguenza non vuoi prenderti il peso, assumerti, diciamo, l'obbligo di acquistare subito, di aver già acquistato a titolo definitivo un giocatore senza poter tornare indietro, ma te lo tieni in prestito. Se poi non riesci a fare quelle presenze necessarie che ti sono da garanzia e che sono poi il motivo per cui l'hai acquistato, torna indietro. Ripeto, un nuovo caso Sturaro, come era successo con lo Sporting, quindi sempre a Lisbona, siamo sempre lì. E nel frattempo lì resta a Lisbona Perin perché nelle more di questa trattativa, nell'incertezza di questa trattativa, lui e Lucci, suo procuratore, possono valutare anche altre situazioni, come l'offerta, l'interessamento avanzato da parte del Porto. Quindi ci può essere anche una trattativa completamente diversa per il trasferimento di Perin.
Però se le cose dovessero andare male, veramente siamo un po' nei pasticci, perché tenere Perin alla Juventus fino a gennaio, vabbè che comunque, allora innanzitutto sarebbe fuori lista, non potrebbe assolutamente rientrare in lista, sarebbe quarto portiere, quindi è vero che sarebbe infortunato, quindi sarebbe dedito al lavoro per recuperare dal suo infortunio, quindi comunque non sarebbe idoneo a giocare. Ma tenere un giocatore completamente fuori lista è avvilente per il giocatore stesso, oltre che un fallimento poi per la società. Abbiamo già una situazione del genere con Marco Piazza, che però non c'entra nulla con il giocatore, non c'entra nulla con la Juventus, è semplicemente che è un giocatore che non è nel progetto tecnico della Juventus, è infortunato ancora per diversi mesi e quindi non ha senso cederlo a nessuno. Verrà fatto recuperare al J Medical e quant'altro in questi prossimi mesi e da gennaio si programmerà la cessione di Marco Piazza, che sarà in prestito o a titolo definitivo, vedremo. Replicare la stessa situazione per Perin, perché è un problema? Perché tu intanto hai provato a venderlo, cioè sei andato in trattativa per venderlo e non ci stai riuscendo. Non solo, ma questo ovviamente comporterebbe un aggravio di costi sul bilancio. Non parliamo di cifre esorbitanti, parliamo di circa 2 milioni lordi che dovrebbe la Juventus sostenere e ancora pagare a Perin nel tenerlo presso di sé. Ovviamente, nel momento in cui lo cedi anche solo in prestito, l'ingaggio non lo paghi più. Quindi, questo eventuale fallimento dell'operazione non solo comporta alla Juventus di non poter iscrivere come cessione 15 milioni per Perin, non solo di non poter acquisire le prestazioni sportive di João Ferreira, che potrebbe essere molto utile alle giovanili della Juventus, ma anche di doverci rimettere 2 milioni. Questi sono i termini della questione. Ora, come andrà a finire in questo momento? Non lo sappiamo, dobbiamo aspettare le prossime ore. Mi andava semplicemente di farvi questo chiarimento sulla situazione, chiedendovi, quindi come la pensate, dandovi l'opportunità di un dibattito. Se pensate che la colpa sia stata principalmente della Juventus nel valutare male i tempi di recupero di Perin, se pensate che la colpa sia stata principalmente del Benfica nell'impuntarsi magari troppo su questi dettagli e soprattutto quanto può aver pesato quel comunicato stampa e magari il vostro pronostico su come andrà a finire. Perin andrà al Benfica? Perin andrà al Perin tornerà alla Juventus? Perin a un certo punto andrà ad una terza squadra, al di là della Juve, che per il momento non si è ancora palesata? Ne parliamo nei commenti qui sotto, in attesa di capire come andrà a finire veramente questa situazione abbastanza, direi, abbastanza fastidiosa. Non per Perin, attenzione, al quale possiamo volere tutto il bene del mondo, ma chiaramente per, diciamo, l'intoppo di mercato non da poco. Quindi ci vediamo nei commenti con le vostre opinioni per un buon dibattito e intanto mettete like se il video vi è piaciuto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e volete rimanere in mia compagnia, attivando in tal caso anche la campanella per le notifiche su tutti i prossimi video. Passate in descrizione dove vi metto tutti i link per seguirmi sui miei social e il link al mio sito avsin.video per partecipare al dibattito e contattarmi in privato. E sempre forza Juve!